Ciao mondo, oggi facciamo qualcosa di diverso, qualcosa di, diciamo, serio? Ma sì, diciamo pure qualcosa di serio. La fuga dei cervelli è qualcosa di cui si parla da, beh, praticamente sempre per quel che ne ho memoria. I giovani italiani studiano, vanno all'estero, fanno carriera e non tornano. Ne parlano in lungo e in largo da decenni politici, giornalisti, professori, passanti occasionali. Ma forse quelli che vengono sentiti meno di tutti sono proprio quelli che sono emigrati. Siccome ne conosco parecchi di ragazze e di ragazzi che hanno compiuto questa scelta, ho deciso di intervistarli, di porre loro qualche semplice domanda per cercare di dare uno sguardo a questo fenomeno dall'interno, per sentire un po' cosa ha da dire chi l'ha vissuto sulla sua pelle. I requisiti che hanno dovuto soddisfare gli intervistati per poter partecipare a questo video sono stati due. Primo, essere miei amici. Persone con le quali tanto o poco, per molto o breve tempo, ho avuto a che fare. Secondo, avere avuto un'esperienza lavorativa all'estero per almeno un anno. Lavoro, non studio. Ho cercato persone che avessero avuto un'esperienza lavorativa, che fossero state in grado di percepire uno stipendio e mantenersi. Per capirci, l'Erasmus non vale. Il dottorato, invece, con tutte le borse di studio annesse, vale. Siamo pronti per cominciare. Domanda numero 1. Chi sei? Andrea Bogni, detto Bongo. Sono Stefania Butera. Mi chiamo Luca Carettoni. Il mio nome è Fernando, per gli amici Fernando, in arte Bucciarati. Il mio nome è Andrea, per gli amici Andrea. Mi chiamo Carlo Contavalli, non ho né un nickname né un soprannome. Ciao, sono Francesco De Gasperini. Renato Gallo, a.k.a. Seville Star. Mi chiamo Jacopo. Ciao a tutti, sono Giacomo Guarraci. Elena Minetti. Sono Lisa Pavarini e non ho altri soprannomi, nickname. Allora, il mio nome è Alessio e sono stato conosciuto nel tempo come Abortigeno, Fruti, Q9C9P, anche Faccina. Diciamo che sono un tipo poco identitario. Sono davanti alla Concert House di Berlino. Io sono Guido Serra, soprannominato gli amici Zef. Sono Gabriele Zanucchini, ho 26 anni e vengo da Castelletto Ticino. Domanda numero 2. Cosa sei? Sono un ingegnere informatico. Lavoro in Amazon presso il quartier generale europeo, che si trova in Lussemburgo. Sono un technical program manager. Mi occupo di disegnare e guidare l'implementazione dei processi di integrazione tra Amazon e le aziende che le forniscono servizi di logistica. PhD student, quindi sono dottoranda, ricercatrice in università. In realtà ho consegnato oggi la mia tesi, quindi dal 1 gennaio non lo sarò più. Ma in realtà ho già trovato lavoro, quindi sarò una consulente. Diciamo, lavorerò per una società di consulenza privata, ma diciamo no profit, reinveste gli income in nuova ricerca, parzialmente funded dallo Stato. Privata, ma un po' particolare. Come suggerisce la maglietta, mi occupo di sicurezza informatica, lavoro a Mountain View, California, per LinkedIn, e in pratica sono a capo di un team di Ethical Hackers. È un team di esperti di sicurezza, di ingegneri informatici, che si occupano di trovare vulnerabilità nei sistemi in maniera da proteggere i membri del social network. Lavoriamo ad Amsterdam, siamo ad Amsterdam, come si può notare. Cosa fai? Cosa faccio? Faccio lo sviluppatore. Anch'io. Operator del software. La catena di codaggio di booking.com. C'era un piccolo intermezzo. Spam a bestia, se qualcuno avesse voglia di provare l'ebbrezza della vita in Olanda, ci faccia un fischio che noi incassiamo la mazzetta in caso di assunzione. Contattate Ladino, saprà dirigerli alla giusta persona. Esatto. Sono software engineer o ingegnere del software, fondamentalmente un programmatore che passa le sue giornate davanti a un computer a interagire con i colleghi. Lavoro per un'azienda californiana che credo voi tutti conosciate, si chiama Google. Sì, quella del motore di ricerca, quella degli occhiali, quella dei telefoni Android, quella delle auto che si guidano da sole. Come software engineer per Google
lavoro in un gruppo che si occupa di componenti dell'infrastruttura, ovvero quei pezzi di software che servono a fare in modo che le vostre query, le vostre ricerche, i vostri pacchetti raggiungano i server di Google e che le nostre risposte vi tornino indietro e vengano visualizzate dal browser. Lavoro a Google dal 2006, prima in Irlanda come Site Reliability Engineer a Dublino, 4 anni. Dopodiché mi sono spostato in California nel 2010, nella casa madre a Mountain View. È stata una bella esperienza, la rifarei ogni giorno. Sono ricercatore all'Università di Amburgo, studio astrofisica, principalmente mi interesso di osservare buchi neri e supermassivi e cluster di galassie utilizzando radiotelescopi. Poi vabbè, ovviamente questa è la copertura perché il nostro lavoro, come tutti sanno, è quello di controllare elementi dell'umanità. Non devo dirlo questo non cancellalo. Ho cominciato come sistemista Linux una quindicina di anni fa. In Italia ho lavorato per quasi tutte le ditte di telecomunicazioni, due grosse banche, un centro di ricerca europeo, un internet provider ed un paio di ditte di servizi vari. Sono stato in Norvegia ed in Inghilterra dove ho lavorato per una ditta di offerta servizi, un CED ed una firma di distribuzione energetica ora in forte crescita. Parlo tre lingue, italiano ed inglese, senza problemi. Il mio norvegese è parecchio arrugginito. Nel tempo libero mi occupo di progetti basati su Arduino, Banana Pi e Raspberry Pi. Parecchie invenzioni nel cassetto e un prototipo finalmente addirittura d'arrivo dopo anni di esperimenti vari. Sono fortemente interessato al progresso scientifico e tecnologico e divoro famelicamente tutti i post e gli articoli correlati che riesco a trovare. Sogno nel cassetto è avere un laboratorio, dei fondi ed un gruppo in modo da poter condividere e sviluppare idee, non importa quanto strane. Vorrei ora dedicarmi in maniera più attiva allo sviluppo in PHP. E lavoro in effetti speciali, in effetti visuali, per cinema, pubblicità e video musicali, qualsiasi forma di audiovisivo. E questa è la mia attività principale e la svolgo un po' a Londra, un po' a Bruxelles, a Dublino. Mi è capitato di lavorare in varie parti, in varie città, perché lavoro a progetto, quindi o per un film o per una pubblicità e così via. E sostanzialmente cambio compagnie, cambio aziende abbastanza spesso. E questo è abbastanza nella norma nel mondo degli effetti speciali, ecco. E parallelamente, negli ultimi due anni, sto iniziando un'attività di realizzazione video, quindi più o meno di filmmaking, e vediamo dove mi porterà questa strada. Spero di riuscire a realizzare qualcosa negli audiovisivi, quindi anche a realizzarlo e non solo post produrlo, non solo fare gli effetti speciali a prodotti realizzati da altri. Di formazione sono orafo, ho iniziato quando avevo 14 anni in bottega con il maestro, un po' come si faceva nel Rinascimento, ecco. Dopodiché ho iniziato per passione la sera ad aiutare un amico che in questo momento è il mio socio. Lui aveva appena aperto un piccolo negozio di acquari, io appassionato di questo, e abbiamo iniziato a collaborare. Le cose andando avanti sono sempre andate, diciamo, in divenire, sviluppandosi sempre al meglio. Dopodiché a me comunque un po' il paesino, un po' tutto quello che ruotava intorno iniziava ad andarmi stretto, avevo bisogno di uscire, avevo bisogno di fare quelle esperienze che altrimenti non sarei riuscito a fare. Mi sono detto, ascolta, o adesso francamente mai più, e così ho preso e da lì la decisione di partire per la grande città. Sono una dottoranda all'Università di Losanna, il nome del mio dottorato è Doctoral School in Cancer and Immunology. Studio, e questa è la centrifuga che ha smesso di lavorare. Comunque io studio il ruolo di una proteina nel stabilire l'insorgere del cancro alla pelle, dello squamous cell carcinoma della pelle. Quindi negli stadi iniziali, vedere come questa proteina viene regolata dai fattori che fanno sì che venga il cancro alla pelle, per esempio la luce del sole e altre cose. Sto scrivendo la tesi di dottorato e dovrei dottorarmi fra 6 mesi, se tutto va bene.
e poi dovrò cercare un lavoro. Penso che continuerò a cercarlo qui in Svizzera. Ho vari lavori diversi, sono laureata in lingue e letterature straniere e ho tradotto, ho fatto un po' di traduzioni, ho tradotto un libro e come lavoro però insegno l'italiano a studenti stranieri, ad adulti e lo faccio con una piccola, tipo piccolo business per conto mio, ho cominciato con un'altra ragazza e poi faccio altri lavoretti tipo barista e sì, ultimamente ho lavorato per il Convention Center di Brisbane come barista cameriera e di tutto però su a livello comunque di Convention Center. Sono un tecnico informatico, anche se in realtà sono uno smanettone perché tutto quello che so me lo sono autoinsegnato nel tempo provandolo sul campo. E si può anche definirmi un power user, cioè quello che chiamano gli inglesi un utente potente di sistemi GNU Linux e anche di sistemi Windows, ma cerco di evitare dove quando possibile. Ufficialmente sono un service reliability engineer, cioè sono un sistemista che si occupa di tenere in piedi una grossa infrastruttura informatica. In particolare in questo caso io lavoro per PlayStation e lavoro per il servizio PlayStation Now che in questo momento è live, è utilizzabile, fruibile in Nord America, in Canada. È un servizio che permette di giocare ai giochi a PlayStation senza avere una PlayStation, cioè uno praticamente sceglie il gioco, viene direttamente trasmesso sul computer di casa o sul televisore di casa e può tranquillamente giocare. Arriverà anche in Europa, non posso dire altro. Cosa ho fatto in questi anni? In questi anni ho lavorato anche per Vodafone, Vodafone Group, la capogruppo, ho lavorato per Nokia Mappe, attualmente conosciuta come Here.com. Ho lavorato per un servizio di cloud computing, per cui un'azienda del gruppo 1&1 United Internet, il più grosso internet provider europeo. Ho lavorato per Texter, una società di ebook collegata alla 3M, per la possibilità di affittare libri nelle biblioteche. Poi ho lavorato per Rocket Internet come risolvi problematiche principali. Insomma, è stato divertente, ho fatto diverse esperienze fino a finire in Sony PlayStation facendomi 3 mesi di formazione in America e qua sono. Lavoro nell'aeronautica civile, faccio sia pilota di elicotteri che lo specialista sempre sulle macchine. Domanda numero 3. Come ci siamo conosciuti? Ci siamo conosciuti all'università, abbiamo frequentato alcuni corsi insieme, eravamo negli stessi gruppi di studio e abbiamo alcuni ricordi condivisi riguardo a feste di agraria ed altre attività extracurricolari. Serbo pochi ricordi di quelle feste e molto confusi. Amici comuni, Politecnico, lunghi anni di pendolarismo, treni insieme, studiavo con suo fratello. Pensa, tu studiavi con mio fratello e io studiavo con tuo fratello. Politecnico di Milano, Linux Far. Insomma, un gruppo di nerd che si trovava a studiare insieme e facevamo i primi passi sui sistemi Linux e direi che insieme abbiamo imparato le prime cose di computer vere. Aladino, siamo amici da tanto, ci siamo conosciuti al LUG, al Linux Day, credo. Da parecchio tempo. Sì. Ci conosciamo tutti per lo stesso motivo, tutti per il LUG di Varese, tutti da tantissimi anni, tipo 15-16 anni. Tipo imbarazzante. Linux Day 2002, quando Buccia si presentò alla mattina col suo computer fisso che mettemmo a masterizzare ISO per tutto il giorno. E l'anno successivo Memory di ciò sviluppò il software della Burning Station che ho controllato, sta ancora su SourceForge. Dai, tipo tra 2 anni ci vediamo. Un anno. Io Aladino l'ho visto quando? Ci vediamo in Germania adesso. Ah, non è vero, siamo andati assieme al camp. Adesso rompiamo un altro camp. Adesso rompiamo un altro camp quest'anno.
bellissimo esatto. Video. Video si riprende tutto. Se mi ricordo bene, ci siamo conosciuti nel 2002-2003 presso il gruppo Utenti Linux di Varese. Passione in comune, amici in comune. Credo che a me ci abbia introdotto Dega, Francesco, che probabilmente sta girando anche lui questo video. Dopodiché eravamo entrambi studenti del Politecnico, ci siamo visti qualche volta a lezione, ci siamo visti qualche volta a pranzo in università e mi hai presentato quella che attualmente è mia moglie, Francesca. Attualmente e spero ancora per un bel po'. Sinceramente non mi ricordo assolutamente come ci siamo conosciuti, molto probabilmente eravamo tutti e due ubriachi da qualche parte o forse ci siamo semplicemente conosciuti mettendo insieme Linux User Group di Varese, questa è un'altra possibilità. Tramite letali caraffe di vinello sincero al circolino di Lentate. Ecco come ci siamo conosciuti. Con la mia frequentazione di IRC dei tempi. Meeting, feste, dei lug, meeting vari. Eravamo destinati fino a poi a incappare l'uno nell'altro. La prima volta che ci siamo visti è stato a Varese, ad una serata di presentazione dell'IFO, il laboratorio informatico free and open. Se ricordo bene, in quell'occasione, c'era anche Luca che presentava il progetto Robocode, che poi quell'anno abbiamo portato a Linux Day. E hai concluso la serata ricompilando il kernel a FRA, che per chi non avesse dimestichezza col computer e con Linux, non si tratta di nulla di sconveniente, eh? Tutto a posto, tutto tranquillo. Un aladino capitò che ci conoscemmo un poco per caso, attraverso un amico di un amico di un amico. E quando avevo 18 anni, credo, andai come giudice al Gifoni Film Festival, che è un festival per orientato a target giovane. E lì conobbi Valerio e Francesco, e due ragazzi che erano giudici pure loro, e entrambi di Sesto Calende, vicino Varese, e loro mi invitarono ad andarli a trovare subito dopo il festival e così in quell'occasione conobbi anche Aladino, che è di quella zona lì più o meno, e amico loro di infanzia. Quindi si continuò l'amicizia un po' con tutti e con Aladino poi facemmo anche qualche viaggio assieme e lui mi venne a trovare a Londra. Insomma, così. Eravamo nello stesso paese. Poi, vabbè, ovviamente tutte e due con l'idea di conquistare il pianeta. Piano piano. Io ancora ci credo. Sì. Spero, prima o poi. Noi ci siamo conosciuti giocando di ruolo dal vivo, o a una festa, o comunque tendenzialmente con una birra in mano. Mi sto rendendo conto che non sta venendo fuori proprio la bella immagine di me che speravo avessero i miei amici. Non capisco proprio perché. Penso di averti conosciuto attraverso tuo fratello che era in classe con me al liceo. Beh, noi ci siamo conosciuti al Linux Bar, il Linux User Group di Varese, quasi 10 anni fa. Molto molto tempo fa, quando la sede era ancora a Sesto Calende sul lago. Se non hai risposto perché non te lo ricordi, noi ci siamo conosciuti nel 2008 quando siamo andati a Bruxelles al FOSDEM assieme ad Andrea e Buccia, e una volta su abbiamo incontrato anche Carlo e Abo, e non racconteremo come si è conclusa la serata con le ragazze spagnole. Allora, ci siamo conosciuti ormai penso 8 anni fa. Tra gruppi di amici siamo conosciuti, con tuo fratello, poi ci siamo conosciuti noi. Domanda numero 4. Come sei finito all'estero? Sono all'estero dal 2012. Ci sono finito grazie a mia moglie. In quel momento lei trovò un'ottima opportunità di carriera in Lussemburgo e io decisi di muovermi immediatamente con lei. Quindi abbandonai il mio precedente posto di lavoro. Lavoravo in Capgemini, un'azienda di consulenza. È arrivato in Lussemburgo, dopo circa 2 o 3 mesi di ricerche mi trovai con diverse opportunità, tra le quali scelsi quella di Amazon, la proposta di Amazon. In realtà è perché mio fratello più grande aveva fatto l'Erasmus. Probabilmente se lui non l'avesse fatto io non ci avrei pensato. Beh, ho fatto l'Erasmus qui in Danimarca, che è Copenaghen,
mi è piaciuto, sono tornata per fare la tesi, mi è piaciuto ancora di più, mi hanno offerto un dottorato, accettato e sono finita qua. Nel frattempo sono anche tornata in Italia per finire la specialistica, eccetera. Ormai sono circa 8 anni che sono fuori dall'Italia. Appena dopo la laurea specialistica ho lavorato per qualche anno in Italia, ma il numero di aziende in Italia che si occupa di sicurezza informatica a livello tecnico, a livello fortemente tecnico, sono poche, sono probabilmente 3. Avendo lavorato per una, ho deciso che insomma volevo provare qualcosa di diverso, quindi l'esperienza all'estero sembrava il passo successivo. Per una serie di faccende sono finito in Polonia, a Varsavia. Ho lavorato per The Royal Bank of Scotland per 3 anni, sempre da Varsavia, facendo in pratica le prime esperienze di lavoro all'estero. E dopodiché, insieme a mia moglie, abbiamo deciso di fare un'altra esperienza e siamo finiti qui in Silicon Valley. E qui in Silicon Valley ho lavorato prima come consulente, dopodiché come Director of Information Security per una startup. Bellissima esperienza in cui ho visto la crescita di una startup della Silicon Valley da 20 dipendenti a circa 200. E da qualche mese ho deciso di fare questa nuova esperienza LinkedIn, in cui in pratica è una, come dicono qui, è un'esperienza a scale, dove i problemi ovviamente di sicurezza sono legati alle forti dimensioni di crescita del social network. Sono finito all'estero per coincidenza, per sbaglio. Ho messo il CV online una sera e lo ricordo ancora, avevi appena buttato le tasse sull'università dicendo vaffanculo. È vero, avevo le tasse all'università da pagare. E ho detto vaffanculo, ho messo il CV online. È successo che sono stato contattato, ho cominciato a fare interviste, sono venuto ad Amsterdam a fare l'interview. Hanno fatto l'errore di assumermi. È stato 6 anni fa, quindi sono 6 anni. 6 anni in catena di montaggio. 6 anni in catena di montaggio, sì. Però la tastiera è abbastanza consunta dal tempo, al giorno d'oggi. Io invece, la prima esperienza all'estero è stata nel 2009. Sono andato in Germania per fare la tesi di laurea. Ho provato a fare l'Erasmus, ma eravamo in troppi a competere e non ce l'ho fatta. E quindi ho detto, o riesco a fare la tesi all'estero, oppure non mi laurerò mai. E alla fine sono rimasto in Germania 9 mesi, poi sono tornato in Italia per 3 anni. E poi ho deciso di provare anche ad entrare in catena di codaggio. E ha funzionato. Nel 2006 sono andato al FOSDEMO, il Free and Open Source Developers Meeting, una conferenza di Bruxelles per sviluppatori di software libero. Lì ho incontrato dei ragazzi che lavoravano per Google, ci si è scambiati stretto di mano, biglietto da visita. Dopo qualche settimana mi ha contattato un recruiter, ho fatto i colloqui telefonici, i colloqui di persona, dopodiché mi ha fatto un'offerta per lavorare a Dublino in Irlanda. È una storia un po' buffa perché all'epoca non avevo in mente di andare a lavorare all'estero, non mi sarei aspettato di finire a lavorare per Google, non credevo avrei passato i colloqui, non credevo che sarei rimasto a Google per più di 6 mesi. Quando sono partito dall'Italia avevo intenzione di fare un'esperienza all'estero di 6 mesi, un anno al massimo, dopodiché di tornare in Italia, tornare a lavorare in Italia. È capitato a pennello però, perché all'epoca ero stanco del lavoro che facevo, ogni cosa che facevo mi sembrava di andare controcorrente. Portare i progetti a termine era difficile, riuscire a ottenere i risultati era difficile, e nulla, per cui ho ricevuto un'offerta, era buona dal punto di vista economico, era interessante dal punto di vista tecnico e ho deciso di provarci. Ed eccomi qua. Dunque, sono finito all'estero per fare il mio dottorato, ero a Monaco, ho fatto lì 3 anni al Max Planck Institute for Astrophysics e poi mi sono trasferito qua ad Amburgo, dove continuo a fare la mia vita da ricercatore emigrato. E prossima tappa sarà o in Olanda o in America, adesso vediamo cosa salterà fuori, però vedo difficile il ritorno in Italia a breve. Sono finito all'estero perché volevo cercare di trovare un'opportunità che mi permettesse
sia di sopravvivere, sia di avere magari una casa mia, sia di avere un laboratorio dove poter fare i miei esperimenti e curare le mie invenzioni. Cose basate su Banana Pi, Banana Pro, Raspberry Pi, Arduino e quant'altro. La prima esperienza è stata in Norvegia. Ho lavorato prima in Ergo Group e poi in Hollandite. In Ergo Group avevamo sia un CED che un ufficio accanto da curare. In ufficio accanto curavamo più che altro installazioni di sistemi su server VMware, e nel CED curavamo più che altro tutto quanto riguardava l'hardware, nuove ProLiant Blades da installare, riparazione guasti ai server, networking e quant'altro. In Hollandite facevamo assistenza, giravamo proprio con la macchinina in due e curavamo clienti che andavano dal privato, la signora che ha problemi col computer, alla ditta. Per esempio ho progettato e realizzato la rete wifi di una ditta di produzione cementi e roba per l'edilizia assieme ad altri colleghi. In Inghilterra sono stato Infrastructility. Nel gruppo di Operation stavamo con le facce incollate al monitor di Nagios, curando tutti quelli che potevano essere i fault nei vari servers, carico, spazio su disco, etc. Consiglio a tutte le persone intenzionate a fare un'esperienza all'estero di prendere nota di queste tre ditte, perché mi sono trovato bene. Mi sono trovato bene sia per quanto riguarda l'ambiente di lavoro, sia per quanto riguarda l'ambiente al di fuori del lavoro. Personalmente non ho incontrato diciamo pregiudizi, né razzismo, né nulla di nulla di negativo, anzi. Sono tornato in Italia perché le esperienze si sono concluse e non mi sono trovato ad avere abbastanza per poter rimanere e poter cercare altre cose per quanto riguarda l'Inghilterra. E per quanto riguarda la Norvegia, tornai perché la relazione che stavo portando avanti si concluse, quindi gli unici amici che conoscevo lì erano gli amici suoi, e potete ben immaginare. E non fosse la migliore situazione. All'estero ci sono finito per il classico Erasmus, con il quale iniziano tutti. E quella volta andai Erasmus a Barcellona, come molti. Mi piace così tanto che l'anno dopo decisi di tornare con il Leonardo in un progetto per lavorare all'estero in un'azienda, e mi piace così tanto che dopo questi 6 mesi di lavoro all'estero, sempre a Barcellona peraltro, mi piace così tanto la Spagna che decisi di fare la specializzazione dell'università, e in quel caso andai a Madrid, dove rimasi per 3 anni. A Madrid feci questa specializzazione e contemporaneamente lavoravo come freelancer, come a progetti, sempre. E da lì capii che il mio destino, tra virgolette, era Londra, perché Londra è
un po' il nucleo, il centro degli effetti speciali in Europa, e quindi mi trasferì a Londra, dove inizialmente lavorai in un'azienda che faceva principalmente pubblicità, nella quale ebbi un periodo molto bello. I primi 6-7 mesi a Londra furono per me molto belli, molto allegri, facili. Dopo cambiai di azienda, lavorai a un film della Disney, a John Carter, tremendo. E sia dal punto di vista lavorativo che dal punto di vista della città non mi trovai più tanto bene, quindi dopo 14 mesi chiusi l'esperienza a Londra e mi trasferì in Belgio, a Bruxelles, dove avevo ricevuto un'offerta di lavoro e le cose lì cambiarono molto. Ritornai un po' nella vecchia Europa e scoprì che i belgi sono gente molto ospitale, molto socievole, la città offriva un buon stile di vita, e lì mi fermai per 8 mesi. Dopodiché feci un viaggio in America Latina, viaggio un po' lunghetto. Al mio ritorno decisi di ritornare in Belgio, era un po' la soluzione più facile, e volevo anche chiarirmi le idee su cosa fare. Ci rimasi altri 6 mesi e lavorai ad altri progetti molto interessanti in aziende diverse, e lavorai a vari videoclip musicali, ad altre pubblicità. E poi verso la fine dell'anno scorso lavorai a Dublino, dove si fece una serie televisiva, Ripper Street, la terza stagione. E beh, adesso ho l'intenzione di andare in Australia. Anzi, andrò in Australia a fine mese, fine febbraio, inizio marzo, ecco. E là si vedrà se riuscirò a trovare lavoro sempre nel mio campo o all'inizio dovrò adattarmi a qualche altra situazione, non lo so, vedremo. Spero che questo Aladino lo metta, così mi fa un po' di pubblicità. Quando feci il viaggio in America Latina e decisi invece che arrivare là in aereo di attraversare l'Atlantico in barca a vela, e quello che feci fu andare nella marina, nei porti di barca da diporto, e contattare i marinai, parlare con loro direttamente, dirgli quello che volevo fare, se avevano bisogno di una mano, di un aiuto a bordo, e offrendomi come volontario per aiutarli nella traversata. Perciò questo peraltro è una pratica abbastanza comune. Assieme a me c'erano tanti altri giovani, anche molto più giovani, qualcuno anche più anzianotto di me, e praticamente credo che trovammo tutti in barco e si fece questa traversata, ovviamente non tutti assieme, ognuno per conto suo, ognuno con la sua barca. E nel mio caso arrivammo alle isole di Capo Verde, dopo da lì in Brasile, a Recife. E da questa esperienza nacque la mia voglia di realizzare video, perché come primo video realizzai un video sulla navigazione, su quello che è un po' stata la mia esperienza e ora il mio concetto di navigazione. E questo video si chiama Sailing Film, lo potete trovare su sailingfilm.com, è un sito web che ho creato, e una delle attività che faccio adesso è quella di creare video per marinai, per gente che ha voglia di registrare in immagini la loro esperienza, che sia di traversata oceanica, che sia di settimana di charter, di settimana fuori porta in barca a vela, e quindi questo è il servizio che offro. Beh, semplice, voglia di evadere, forse voglia di andare via, qualcosa di fresco, qualcosa di nuovo, e allora metti insieme le cose nel giro di un'estate, forse no, nel giro di un mese e mezzo presi la decisione. Alla fine delle vacanze estive parlo con un'amica che aveva avuto l'opportunità di andare a fare un
uno stage a Parigi e lei non ci voleva andare, non mi è mai troppo andata giù Parigi. E allora io, brillante, dissi: beh, allora se vai a Parigi vengo anch'io. E niente, poi dopo lei l'hanno presa, io ormai l'avevo detto e va bene, ti sicuro, anzi meglio, questa è stata veramente la spinta. Ormai c'ero dentro, quindi forte di questa cosa, il mio maestro andava in pensione e a quel punto gli dissi: guarda, io invece vado all'estero, vado a Parigi, mollo tutto. Inizialmente doveva essere un periodo sabbatico il mio, poi chiaro, dopo 4 mesi che sei su in una delle città più care al mondo, e un po' per noia, un po' per bisogno di andare a lavorare, capisci che sarà anche ora. Quindi dopo 4 mesi decisi di andare a cercare lavoro e, forte dei miei 12 anni di mestiere come orafo, dissi: va bene, andrò a fare l'orafo. Neanche il tempo di arrivare nella questa via vicino casa dove c'erano le gioiellerie e incontro quello che nel giro di 5 minuti riesce a offrirmi un lavoro e diventa poi effettivamente il mio titolare per 3 anni e mezzo in una gastronomia italiana, e che è una cosa che non avevo mai pensato. Tra l'altro lui stesso mi dice, napoletano, mi dice: ma voglio, hai mai pensato a una gastronomia napoletana, una gastronomia italiana? E io lo guardo e dico: guarda, francamente nella vita no. Invece tu vedi il destino, ti ritrovi a fare qualcosa che effettivamente mi piaceva tantissimo. A me piace, sono un appassionato di gastronomia, di cultura italiana e quant'altro. E questo mi ha dato modo di spiegare ai francesi e notare una cosa molto importante. Io sono partito con che tutti mi dicevano: ah, cazzo, vai a Parigi, i francesi detestano gli italiani. Invece poi ti accorgi che quelli con i pregiudizi siamo noi, che pensiamo che i francesi abbiano dei pregiudizi sugli italiani. Non è assolutamente così, perché non odiano assolutamente gli italiani, anzi ti accorgi, e questo lo può dire comunque qualsiasi italiano che è stato in Francia, di quanto facciano i salti mortali per dirti: ah, sei italiano, wow, è anche il cugino del vicino di casa di mio zio è italiano, chi se ne frega. Però hanno questa necessità, invece trovano, stimano molto l'Italia, e quindi questo è un punto a tuo favore. E la fortuna di lavorare in una gastronomia o comunque nel food qual è? Se hai un capo italiano, si gestisci, si smazzi le rotture di palle lavorative con lui nella tua lingua, ed è un bene. Mentre dall'altro lato sei obbligato a parlare francese o comunque un'altra lingua con la clientela, e questa è la cosa straordinaria. Nel giro di 4 mesi arrivi veramente a già padroneggiare la lingua, soprattutto un mestiere come il mio, io ero un venditore, ci arrivi bene e rapidamente, e questo veramente mi sta aiutando, soprattutto adesso. In questo momento vi parlo da questo albergo di Ancona, orrendamente arredato direi, proprio perché mi occupo tra i miei lavori di gestire la vendita in Francia di un'azienda qua, un'azienda italiana, appunto la distribuzione francese la faccio io, e quindi ogni tanto passo e vengo qua da loro. L'ultimo anno, non è, prima di prendere la decisione di tornarmene in Italia, non è stato il massimo, diciamo, mi sono trovato a non andare più d'accordo con i miei datori di lavoro, a prendere la decisione di volermene andare da dove lavoravo, perché ho detto: beh, se riescono a farlo loro questo mestiere, nel frattempo ho avuto modo di entrare nel mestiere sempre di più, presi la decisione di aprire una gastronomia per i fatti miei. Avevo creato un bel concept e quant'altro. C'è di buono che il sistema francese ti aiuta sotto questo aspetto. Quando tu hai un progetto, quando tu hai un'idea, ti vengono incontro. Se tu vuoi crearti
un posto di lavoro, ma soprattutto creare lavoro per, sicuramente per altri, hai l'opportunità di farlo. Così è stato, mi hanno mandato a scuola, quindi ho studiato marketing, gestione di impresa e quant'altro. Dopodiché tutto sembrava andasse al meglio, avevo i fornitori, avevo già tanto, non dico tutto, però tanto. Dopodiché tutto però si è schiantato un po' come Titanic sull'iceberg contro la burocrazia. La burocrazia francese è una macchina, un ingranaggio molto molto complesso. In confronto con l'italiana è niente. Dopo 4 anni e mezzo Davide mi propone di tornare, dovuto anche a un fatto, un momento mio di crisi, perché avevo ormai raggiunto gli obiettivi che mi ero prefissato, e quindi dice: adesso ci sono i presupposti per fare qualcosa in due e farla veramente bene. E così nasce il progetto Gaia Italia, che diciamo è una un'azienda che si occupa della produzione di acquari, ma con, diciamo, dietro una filosofia particolare che stiamo portando avanti negli anni. Ecco, molti ci conoscono ed è stata coronata da appunto questa produzione specifica di alta gamma di acquari artigianali 100% made in Italy, e questa è la cosa che più mi rende orgoglioso. Ecco. All'estero ci sono finita mandando un sacco di curriculum, mi hanno presa qui in Svizzera e in Spagna. Quando c'è stato da scegliere, ho scelto di venire in Svizzera perché era più comodo come vicinanza e paga decisamente di più rispetto alla Spagna. Non è stato difficile, è stato abbastanza semplice. L'importante è mandare un curriculum e trovare qualcuno che ti supporti, che ti voglia nel suo laboratorio, almeno per quello che riguarda il mio campo. Quindi mi trovo a Brisbane, che era capitale del Queensland, nel nord dell'Australia, sulla costa est, quindi verso il Pacifico. E sono 4 anni, ad aprile saranno 4 anni che sono a Brisbane, e non è però la prima esperienza all'estero che ho fatto, perché già all'università avevo fatto l'Erasmus in Inghilterra ed ero andata a fare uno stage non pagato per 3 mesi a Perth, che è dalla parte opposta dell'Australia. E dopo l'università ho fatto domanda per fare un altro stage a Brisbane ed è così che sono finita in Australia. Da lì ho cominciato a insegnare italiano, ho incontrato mio marito e sono rimasta a Brisbane. Sono finito all'estero perché qui non trovavo sbocchi e avevo subito sulla mia pelle pregiudizi e molto bullismo a scuola, e più che altro per i pregiudizi. Quindi ai tempi pensai che il posto migliore dove andare era l'Olanda. E i maliziosi penseranno subito male, perché chi va in Olanda per i pregiudizi va per 2 motivi, ma questo lo lascio voi decidere. E quando sono finito all'estero ho trovato un gruppo di persone già facenti parte di un progetto open source ben avviato, che per motivi politici credero subito al mio talento e mi misero subito sul campo a fare installazioni, a seguire gente per aiutarli con i propri progetti in ambito open source, e da lì è stato come l'effetto palla di neve, una cosa dietro l'altra. E devo infatti ringraziare queste persone quali jaromildi.org e altri che non nomino ora, ma sapete tutti chi siete, che nel tempo hanno creduto in me e mi hanno dato tante possibilità per crescere e accrescermi sia culturalmente che specialmente eticamente, che a livello di persona. Era il 2008, maggio 2008, gli italiani avevano rivotato sappiamo chi, ho detto vabbè, è il caso di mollare le tolle.
soprattutto vedendo che un grosso cliente che doveva pagarmi una fattura mi fa invece che a 3 mesi voleva pagarmela a 6, ho detto ok, contratti a tempo determinato me li scordo, partita IVA è l'unica soluzione, ma anche qua anche la partita IVA sta saltando. Vado a una conferenza a febbraio, poco prima, a Bruxelles, invitato da un amico, tra l'altro Carlo, che saluto, Carlo Contavalli, che è un amico comune con Aladino, che mi fa vieni a febbraio a trovarci, e da lì è stato fuori un vecchio contatto, mi fa vieni a Londra, e da Londra mi sono finito a Düsseldorf, e da lì è cominciata la mia avventura all'estero. Allora, sono finito all'estero tramite online, cercavo occupazioni di lavoro, perché qua in Italia ormai avevo finito, ho fatto un periodo di lavoro qua in Italia, un paio d'anni, e poi sono partito per l'Australia, ho visto che cercavano piloti, ho detto proviamo. Sono andato là da solo, ho fatto 6 mesi in una casa con 2 australiani, una neozelandese e una indiana, tra l'altro è diventata la mia migliore amica, e da lì sono partito, ho detto vabbè, cosa facciamo, mi sono messo a fare le conversioni per la mia licenza, ho iniziato a lavorare lì facendo il trasporto passeggeri attorno alla città, ero a Perth, quindi nello sud-ovest dell'Australia. Poi ho viaggiato anche in Australia, ho fatto Cairns, ho fatto Adelaide, non sono mai andato né a Sydney né a Melbourne stranamente, però sì, ho girato quasi tutta l'Australia e niente, facevo il pilota per i voli turistici e in più facevo anche altri lavoretti per arrotondare la paga, ho fatto dal giostraio al pizzaiolo al cameriere al fattorino, tutto. E niente, poi sono tornato perché mi è scaduto il visto e avevano tolto poi piloti dalla lista famosa dell'Australia, mi sono tornato qua in Italia, sto studiando ancora per poi provare a ripartire. Domanda numero 5. Cosa ti manca quando sei all'estero per tanto tempo? Quando sono all'estero per tanto tempo mi manca mia sorella, mi mancano i miei amici e i laghi e le montagne bellissime della mia zona. Io vengo dal nord di Milano e come tutti gli italiani credo mi manca il buon cibo e in modo particolare gli ottimi ingredienti che si possono trovare al mercato all'aperto. Il sole, qui il sole, mica tanto. Vabbè, cibo italiano, anche la natura, qui è un po' tutto piatto, quindi montagne, colline, boschi, insomma, quello sì. Vabbè, poi il lago, chiaro. Ma direi le persone, gli amici, la famiglia. Soprattutto nel mio caso, essendomi spostato un paio di volte, è difficile avere dei legami molto forti. Ho un sacco di conoscenti, di amici, ma di amici veri e stretti, di persone a cui voglio bene, in cui ci sentiamo quotidianamente ogni settimana, purtroppo ce ne sono poche. Mi manca un po' la genuinità delle persone, ovviamente quando non conosci bene le persone è difficile entrare in una relazione che è genuina, e quindi mi manca la possibilità di passare una serata con degli amici e potermi sfogare, ma la vedo un po' come insomma il prezzo da pagare per avere la possibilità di fare un altro tipo di esperienza. Il cibo sì mi manca, ma direi che ce la caviamo abbastanza bene cucinandocelo, soprattutto qua a San Francisco ci sono dei ristoranti italiani decenti, chiaro non paragonabile al piatto di pasta della mamma, però insomma non ci si lamenta. Dividendo. È un problema, sono problemi. Il bidet manca, Personalmente... ci si arrangia, però manca. È una vita dura senza bidet. Ma si può fare, è garantito. Cosa mi manca? I miei conculini prendono in giro perché ho uno scaffale pieno di pasta. Credo che possa essere... Ho visto lo scaffale ed è pieno di pasta. È veramente pieno di pasta, ce n'è veramente tanto. Un'altra cosa che manca è la natura. Io avevo una commute da Varese a Milano e la natura delle ferrovie. Stai scherzando, vero? No, c'era un punto sulla tratta da Varese a Milano
a Tradate, penso, che è abbastanza aperto, si vede il Monte Rosa dalla distanza, e la mattina la commute con il Monte Rosa era spesso abbastanza aperto. Wow. Devo ammettere che la natura di Milano non mi manca. La natura di Milano? Ci sono solo i polli. Non ci stiamo simpatici. Una cosa che mi manca è poter trovare cibo ottimo in qualsiasi supermercato. Dai, però ti ho fatto un'ottima pasta al forno. Pasta al forno, sì. Carbonara. La carbonara? Carbonara, dai. Con gli ingredienti importati illegalmente. Ci dobbiamo portare gli ingredienti da casa, però poi funziona. Però si fa, si trova, dai, anche la roba, se cerchi. La carbonara era buona. Ma la carbonara è buona. Beh, gli amici sicuramente, la famiglia, il sole, il caldo. Il caffè? No, quello non mi manca, non bevo caffè. Il vino neppure, la pasta? No, la Barilla si trova dappertutto ormai. Mi mancano alcuni dei prodotti tipici, mi manca il salame felino, mi manca il lard di colonnata, mi mancano il buon prosciutto. Soprattutto mi manca il bidet. Mi dispiace, ma al di fuori dell'Italia è veramente difficile trovare qualsiasi posto col bidet. Quando sono in Italia mi mancano delle lunghe chiacchierate parlando di politica, religione, filosofia e quelle cose che si fanno solamente quando sei tra connazionali e essenzialmente quando sei sbronzo. Qua all'estero è un po' più complicato entrare in certi tipi di sintonia e si finisce a parlare sempre un po' più del meno. E ovviamente mi mancano un po' tutti i miei amici. Beh, questo penso sia normale. Dell'Italia mi è mancato il mio cane, che purtroppo nessuna delle due esperienze ho potuto portare con me, anche perché comunque in tutte e due le esperienze si partiva un po' nell'incertezza, quindi ho dovuto lasciarlo dai miei tutte e due le volte. Questo mi ha, diciamo che non mi è piaciuto molto doverlo fare. E poi, scherzando, sicuramente alcuni piatti come la pizza, ad esempio, sono un po' difficili da trovare fatti bene all'estero. A me sempre manca qualcosa, e sia l'Italia che l'estero mi offre qualcosa che gli altri non hanno. E immagino che quando sia all'estero mi manchi tutta la parte di legami familiari, di amici che sono qui, e il cibo italiano, come immagino che diranno tutti. E quello che mi manca forse è una rete di amici. Gli amici si creano e si conosce sempre gente nuova, questa è la parte interessante, però quello che forse manca sono le radici, le radici che ti legano a un certo posto e ti fanno appartenere a questo posto. E per contro c'è una situazione lavorativa, almeno nel mio campo, decisamente favorevole, ma non solo nel mio campo, a quanto si sta vedendo. E quindi questo determina spesso delle condizioni di vita migliori. Ecco, quello che mi manca è il sole, perché normalmente il mio lavoro, almeno in Europa, si svolge al nord, quindi il fattore climatico è decisamente sfavorevole rispetto all'Italia, anche rispetto al nord Italia di dove io sono, e poi in particolare rispetto al sud Italia, che visito abbastanza regolarmente. Ma dipende, io nella mia esperienza, chiaro, io non ho girato tantissimo, quello forse un po' il problema, è che quando sei a Parigi è come se tu fossi comunque in una specie di isola. Intorno a Parigi non c'è una mazza, ecco, diciamo, e quindi quello che ti manca forse è di prendere la macchina o la moto e andarti a fare un giretto a un'ora di distanza, andare in montagna. Cosa che ti manca tantissimo. Considera che da Parigi le montagne sono tipo 5 ore di treno. È un po' difficile, ecco, prendere e dire vado a farmi il weekend o vado a farmi la giornata, parto la mattina presto, scio, faccio non faccio neanche il giornaliero, faccio il pomeridiano, poi torno a casa, fermo a fare l'aperitivo in piazza e vado a lavarmi. Diventa un po' difficile. Ecco, questa forse è la cosa che più mi mancava. Non ti dirò il cibo, lavorando in una gastronomia italiana. Considera che il primo anno sono ingrassato di 10 kg, se ne accorse
anche mia nonna, e quando la nonna si accorge che sei ingrassato e te lo dice, ti dice ma ti trovo un po' ingrassato, e allora lì è grave. E per fortuna poi ho recuperato comprandomi una bicicletta a scatto fisso, che a Parigi è il top, pericolosissimo vivere in bicicletta a Parigi. E però appunto tante cose che ti mancano, ma soprattutto ovviamente gli amici con cui sei cresciuto, perché gli amici che tu ti trovi quando sei all'estero e che conosci all'età di 23, 26, 30 anni ovviamente sono un po' recuperati, troverai sempre delle gran belle persone, degli amici veri, ma non sono quelli che hanno il tuo stesso background, che sono cresciuti con te. Ecco, sono forse quelle amicizie lì che più, tra le cose che più mi sono mancate e che talvolta mi hanno messo anche, non lo nego, in crisi. Quando sto all'estero per tanto tempo mi mancano il bidet, il cappuccino, il gelato e l'aperitivo. Mi manca la pizza, mi manca in generale non tanto la cucina italiana, perché comunque in Australia si mangia bene, ma mi manca l'idea, lo stile di vita forse dell'Italia, che è molto più rilassato. E mi mancano gli amici, mi manca la famiglia, però tutto sommato penso che trovo molto bene a Brisbane. Può sembrare un luogo comune, ma il cibo è ciò che ci dà energia ed è quello che mi manca di più quando vado all'estero. Poi la famiglia, il potermi esprimere al 200% nel mio linguaggio, perché comunque parlando la tua lingua nativamente hai i modi di dire e tutte queste cose che in linguaggi esteri, finché non hai l'eccellenza in un linguaggio, sono difficili sia da esprimere che da capire. E poi per come sono fatto io, la famiglia e la cerchia di amici era quella che mi mancava. La famiglia, gli amici, le mie vecchie tradizioni, il mio modo di vivere le serate con gli amici. Mi mancano le serate Dungeons and Dragons con gli amici, mi manca il sole, a volte come vedete qua la giornata è un po' uggiosa, quindi... Durante i primi mesi mancava abbastanza la famiglia e gli amici. Il mangiare no, perché comunque in Australia alla fine c'era un po' di tutto, anche di prodotti, anche arrivando all'Italia, quindi quello lì non è che mi è mancato tanto, però molto amicizie e familiari mi sono mancati tanto. Poi dopo i primi mesi è passata, perché comunque con Skype, i messaggi, così era molto diretta la cosa, quindi non c'era molto divario e è passata un po' la nostalgia di casa e di tutto il resto, e niente, ho trovato amicizie là, ho trovato là, quindi poche cose mi mancavano. Domanda numero 6. Ritorneresti in Italia? O se sei già tornato, ripartiresti? Non so se torneremo in Italia. Mia moglie è romena, alle volte valutiamo l'opportunità di spostarci nuovamente. Potremmo tornare in Italia, potremmo andare a Cluj-Napoca, che è una bellissima città che si sta evolvendo molto rapidamente. Tra le considerazioni che posso fare riguardo allo spostamento da Lussemburgo verso l'Italia, non nascondo che lo stato sociale lussemburghese è molto più protettivo nei confronti dei giovani genitori, e quindi se dovessimo avere un figlio sarebbe sicuramente molto più facile per noi crescerlo qui che non in Italia, a dispetto delle barriere linguistiche che continuano a permanere in qualche modo. La quantità di aiuti che vengono forniti dallo Stato e le strutture di supporto che ci sono qui permettono abbastanza agevolmente di crescere un figlio senza dover avere una rete di supporto familiare estesa come quella che ho sentito che sia necessaria in Italia. Non lo so.
Diciamo che è un po' difficile perché qui non sai né, né danese, né, non so. Qui sei un po' un cittadino borderline. Però io non... Italia, situazione sociopolitica... No, non credo che tornerei. Anche sociopolitica culturale, anche attitudine della gente, magari anche legato al fatto che vengo da un paesino, quindi chiaro la mentalità di un paesino paragonata alla mentalità di Copenaghen. Certo che mi piacerebbe tornare in Italia, il problema è che come per uscire dall'Italia, anche per tornare, bisogna pensarci bene, non è una scelta facile da prendere. Almeno dal punto di vista professionale in molti dei casi, e sicuramente il mio caso significa sacrificare alcune delle cose che ho qui, e vorrebbe dire crearsi un lavoro. Dovrei tornare con l'idea che mi devo inventare un lavoro, mi devo aprire una mia azienda e fare qualcosa che mi permette di lavorare con aziende internazionali più che pensare al mercato italiano. È una delle possibilità, vogliamo decisamente avvicinarci alla mia famiglia, ma il problema è che bisogna pensarci bene. L'Italia è una delle possibili destinazioni. La bandiera ce l'ho. Se il governo ce lo permette, magari le cose si migliorano anche, quindi un controesodo diventerebbe più facile. Bello, è bello. Però vi siete dimenticati di rispondere alla domanda. Sicuramente tornerò in Italia. Quando non lo so, è difficile da dire. Quello che so è che quando tornerò tornerò vicino alla famiglia, troverò un sacco di cose che ci mancano qua. Però mi mancherà sicuramente l'ambiente di lavoro. L'ambiente di lavoro, la possibilità di portare avanti i progetti, la possibilità di lavorare in serenità, la possibilità di provare cose nuove, tecnologie che da nessun'altra parte ci sono fondamentalmente. E non è una questione di Google, non è una questione di soltanto di quello che faccio qua o dell'ambiente che è particolarmente stimolante. È una questione anche di prendere le decisioni basate su dati, fattori oggettivi, di poter crescere professionalmente non solo in base all'anzianità, ma in base ai risultati concreti, a quello che si è fatto, non in base a un titolo di laurea, non in base a ho avuto scuola, ma letteralmente in base a quello che si sta facendo. Sicuramente sì, tornerei in Italia perché è un paese dove mi piace vivere, dove secondo me si sta bene, dove mi piace la gente. L'unico problema è che non posso lavorare lì, è molto difficile che io riesca a trovare qualcosa di anche lontanamente simile a quello che sto facendo adesso, quantomeno non con le prospettive di lavoro e di guadagno che ci sono qua. Di conseguenza la vedo molto difficile almeno per i prossimi parecchi anni che io riesca a rimettere piede in Italia in termini lavorativi. Quindi niente, per adesso me ne rimango un po' in giro, viaggio ancora un po' e cerco di sfruttare questa possibilità al meglio. Cioè, finché non hai una famiglia che ti tiene troppo ancorato in una posizione, forse è il momento giusto per sfruttare al massimo questa libertà e girarsela, no? Sicuramente. Se mi capitasse l'occasione, lo farei tranquillamente. Proverei sicuramente di nuovo. Beh, se tornerei in particolare nel mio caso vuol dire che all'estero per quanto mi sia trovato bene, forse non mi sono trovato così bene da fermarmi in pianta stabile, in particolare nei paesi nordici di Belgio e Inghilterra. Sono stato bene, ma al momento non vedo una vita stabile, una vita a lungo termine là. Può anche essere che la mia esperienza sia stata un'esperienza e magari tornando le condizioni della situazione potrebbero cambiare e farmi propendere per rimanere a lungo termine, svariati anni. Al momento non mi dispiacerebbe tornare in Italia perché comunque, come dicevo prima, c'è tutta la parte di radici che mi lega qua e un sacco di cose che mi piacciono dell'Italia. E
se per il momento questa eventualità non la vedo fattibile è perché non penso di trovare lavoro, e se trovassi lavoro le condizioni sarebbero abbastanza frustranti comparate con quelle che ho vissuto all'estero, dove comunque la qualità del lavoro è decisamente più alta di qua. E non nego che in futuro mi piacerebbe anche iniziare un'attività personale, un'attività autonoma, e ovviamente tra i posti candidati c'è anche l'Italia. C'è l'Italia come la Spagna, come altri posti nel sud dell'Europa, nel Mediterraneo in particolare. E si vedrà. Per adesso mi sa che continuerò a viaggiare. Io sono dell'idea che partire per poi tornare sia la cosa migliore, perché torni cambiato, sei cambiato, vedi le cose in un altro modo. Non ti metti più a lamentarti e basta del fatto che queste cose succedono solo in Italia. Sì, tante cose succedono solo in Italia, tante cose succedono più all'estero che in Italia. Aprire un po' gli orizzonti, aprire un po' la mente, questa è la cosa importante. Io sono tornato con un progetto che stiamo portando avanti, perché no tornare via ancora in un'altra nazione ci può stare, probabilmente lo farò anche, ma io ti dirò, sono comunque felice della scelta che ho fatto di ritornare in Italia, non me ne pento, ecco, chiaro. Adesso sono qua, non ho ancora capito bene dove vivo, perché non ho un appartamento mio, mentre a Parigi la più grande soddisfazione è che da partire dalla metà del primo anno in cui convivevo con altri, sono andato a vivere da solo e mi sono costruito praticamente l'appartamento, perché sono entrato per una specie di garage e me lo sono modellato su quello che sono su me stesso, su quello che sono le mie esigenze e la mia personalità. Quindi me lo sono costruito, avevo solo la moto come mezzo, e quindi tutto quello che acquistavo dovevo ragionare e riflettere che fosse a misura di o la moto o la mia. Il 90% dei miei mobili erano recuperati in strada, ripuliti, sistemati, modificati, e questa cosa un po', devo dire, mi manca. Comunque avrei capito, la mia esperienza è stata positiva al massimo, a parte che già di mio io trovo positivo tutto, anche quando mi ritrovo comunque a star male in certe situazioni. I pro e contro per me sono comunque positivi, perché io posso imparare dai miei errori e dalle momenti anche talvolta tragici che posso imparare, quindi la mia esperienza è stata positiva. Non nascondo che ha i suoi lati negativi. Una città come Parigi ha tanti lati negativi. Vivere da solo piuttosto che essere, potete immaginare, qualsiasi cosa possa accadervi, insomma, può avere i suoi risvolti negativi. Di momenti no, ne ho passati parecchi. No, non tornerai in Italia. No, assolutamente intenzione di tornare, ho intenzione di rimanere qua più possibile. Sto già cercando lavoro qui in Svizzera e ho intenzione di rimanere in Svizzera. Non... Anche il mio ragazzo adesso è venuto qua in Svizzera, dall'altra parte già Svizzera, e contiamo di rimanere qua a cercare di stabilirci qua. Non ha senso tornare in Italia, soprattutto in questo periodo. Penso che tornerei in Italia se potessi vivere di rendita e non lavorare in Italia, forse. Ma sono finita all'estero perché volevo andare all'estero da quando fossi adolescente, quindi mi mancano la famiglia e gli amici, ma non penso che tornerei in Italia anche se avessi la scelta. Poi ho conosciuto mio marito e ormai la mia vita è, penso che sia a Brisbane, anche se poi non
non è stato facile trovare lavoro o insomma i primi anni non sono stati facili anche per la lingua, che il mio inglese non era il massimo. Però penso che tutto sommato ora come ora, anche se avessi la scelta, non tornerei indietro. E anche perché l'Australia mi dà delle possibilità di lavoro, di studio, che in Italia adesso non penso che avrei. A questo punto della mia vita sto riflettendo se tornare all'estero, ma preferirei stare in Italia, perché ho visto molte cose evolvere, molti cambiamenti e tante cose belle che mi danno fiducia sia nella massa italiana sia nello Stato italiano. E parliamo sia a livello software, sia a livello culturale, sia a livello di pregiudizi. Sì, tornerai in Italia. Il problema è che in Italia dovrei anche avere una prospettiva di farmi una famiglia, di poterla mantenere. Ho 34 anni e la classica risposta è quando vado in Italia vado a un colloquio e mi dicono: sei troppo giovane, perché dovrei pagarti così tanto? Cioè, sinceramente, spingete solo la gente ad andarsene all'estero a un certo punto. Tornerei con un'offerta, un contratto decente. Io ho continuato a cambiare contratti in tempo indeterminato qua in Germania. Cambierei anche se ci fosse un'offerta interessante dal punto di vista tecnico. Io adesso sto lavorando sulle decine di migliaia di macchine, cioè sono sfide, strutture che oramai purtroppo l'Italia non offre più. Perché non offriamo, non incentiviamo le aziende? Non lo so, non ho la risposta pronta, se no sarei io il presidente del consiglio. Sì, io intanto ci penso, dico non Berlino o qualche altro posto. Per il momento Berlino mi ha dato tutto e mi sta continuando a dare molto. Sono tornato in Italia principalmente per comunque fare questo corso e mettermi a studiare per poi ripartire, quindi la mia intenzione è comunque tornare all'estero, vedere se riesco a stabilirmi all'estero permanentemente. Anche perché è passata il primo blocco dei primi mesi che ci sono lontano da casa, non so bene cosa fare, è completamente un altro mondo, impari veramente a vivere per i cavoli tuoi proprio da solo, perché comunque sei, almeno io sono partito da solo, quindi non ho nessuno, e rompi le catene del tuo paese, cioè non sei più vincolato a un paese, sei proprio puoi vivere in qualsiasi parte del mondo dopo che hai passato i primi mesi. Quindi sì, la mia risposta è vorrei tornare all'estero e probabilmente rimanerci. Domanda numero 7. Hai da fare proclami alla nazione? Alla nazione che preferisci, si intende. Posso dire che appena arrivato qui ho avuto subito un insegnamento prezioso. Forse non è tanto legato al fatto di essermi sposato in Lussemburgo, avrei potuto averlo anche in Italia. Dipende dal luogo in cui lavoro, che è un luogo veramente internazionale. Vi dico solamente che nel mio team siamo 10 persone e ci sono 8 nazionalità differenti. E quindi questa azienda pesca da un pool di talenti mondiale quando deve riempire una posizione. Questo significa che il confronto che ho ogni giorno con i miei colleghi è un confronto con persone che sono generalmente molto preparate e molto talentuose. Sono partito dall'Italia pensando di essere estremamente preparato e anche con un buon istinto, e arrivato qui ho scoperto di poter essere nella media quando mi confronto con questo genere di colleghi. Sì, tra l'altro ho appena comprato casa, sono qua nel mio appartamento da baraccata, mi sono appena trasferita, quindi non ho neanche né un tavolo né una sedia né niente, quindi chiedo scusa per le riprese, ma così è. Forse questo era il mio proclama alla nazione, che scusate per la qualità della ripresa, ma questo è quello che posso offrire al momento. Ma direi che l'unico suggerimento che posso dare è che è in qualche modo derivato dalla mia esperienza qui, è che noi italiani dobbiamo pensare un po' più in grande. Quando un'azienda, una startup apre qua in America, è sempre pensata a un mercato globale. Se un'azienda fa una cosa nuova è sempre pensata: andiamo a rivoluzionare questo settore, andiamo a cambiare il mondo.
anche nelle piccole cose noi italiani dobbiamo cercare di essere un po' più pronti a entrare nel mercato globale. Non dobbiamo pensare che siamo, voglio dire, una nazione di seconda classe, bisogna semplicemente lavorare sodo, focalizzarsi e cercare insomma di trovare il nostro spazio all'interno del mercato. Vedo un sacco di opportunità per l'Italia. In momenti di crisi è proprio quando secondo me le opportunità sono possibili, bisogna rischiare come sempre. E questa cosa vale per chi è in America, per chi è in Europa, per chi è in Italia. In generale, la fortuna aiuta le menti preparate. Non avevo un piano preciso di trasferirmi, sono andato un po' con il flow e non me ne sono mai pentito. Aspettate. Da parte mia lo stesso. E provate a avere esperienza all'estero. Dai, ci sta, su. Forza. Tanto potete sempre tornare, non è che è per sempre. Esperienza. Allora, ci sono due cose che vorrei dire alle persone che guarderanno questo video. Uno, viaggiate, esplorate, andate da qualche parte, stateci per qualche mese, non accontentatevi delle 2 settimane di ferie, non bastano. Cercate un posto dove vivere, cercate un amico con cui andare, qualsiasi cosa. Però provate a farlo. Il mondo è pieno di opportunità fantastiche, pieno di cose che non conoscete, pieno di cose da imparare. Non soltanto credo che sia utile per la vostra umanità, provate qualche volta a trovarvi in un posto non essere in grado di esprimervi o parlare con la persona che vi sta accanto, o dover scoprire dove fare gli esami del sangue, o dove come rinnovare la patente, o serve per voi, serve per interagire meglio con le persone che vi stanno accanto. Però serve anche per farvi vedere le soluzioni diverse a dei problemi che avete anche voi. Per esempio, non lo so, come fanno in California, come si fa in California a fare una patente di guida senza dover andare in posta a pagare un bollettino postale? O come si fa a fare un esame del sangue, per esempio, senza dover andare in ospedale? Lezioni fantastiche, lezioni che potete sia imparare che insegnare, perché ci sono un sacco di cose che noi in Italia facciamo, che abbiamo imparato, che possiamo insegnare alle persone che ci stanno attorno. La seconda cosa che vi vorrei dire, e forse la più importante, è che ho imparato dai miei colleghi, ho imparato dai miei amici, ho imparato dalla gente che ho conosciuto, è che quando le cose vanno male bisogna, cioè, per fare in modo che vadano meglio, non bisogna aspettare, non bisogna stare a guardare, bisogna fare qualcosa. Se non si fa niente non migliorano, non c'è nulla da fare. E spesso per farle migliorare non serve tanto. Siete in posta e l'omino dell'ufficio postale si mette a chiacchierare con un'altra cliente invece di servire voi che siete in coda. Provate a chiamarlo, provate a dirglielo. Ehi, perché non stai servendo i vostri clienti? Perché non stai facendo il tuo lavoro? O provate a chiamare a chiedere al suo responsabile, al suo lavoro, alla fine stare lì a guardare cosa stanno a fare. Tante piccole cose, queste l'ho viste spesso in ambito lavorativo anche. La stampante non è inchiostro, cosa si fa? Si chiama l'omino della stampante per telefono, non si aspetta che qualcun altro, qualcuno dei colleghi vada a chiamarlo. Finiscono le penne, chi è responsabile di comprare le penne? Tante cose di questo tipo. Dunque no, non ho nessuno specifico proclama da fare alla nazione, magari, ecco sì, tipo aprite dei posti da ricercatore. Due posti da ricercatore, piccoli, poco pagati, sottopagati, però almeno uno ha la possibilità di pensare di tornare a casa, no? Proclami alla nazione non ne ho da fare. Vorrei cogliere l'occasione per dire a chi ascolta, se sei interessato o hai idee a livello di progetti sull'open hardware e quant'altro, puoi contattarmi. L'idea sarebbe quella di formare un gruppo e cercare di tirare fuori qualcosa di interessante. Su Skype io sono Xavier Star e mi si può cercare come Xevi Star anche su Facebook, o comunque Renato Gallo, sono quello con la maschera antigas, una foto che ho fatto mentre stavo stampando una PCB. Allora, di proclami alla nazione non ne ho,
e anche se ne avessi, dubito che qualcuno mi starebbe ad ascoltare. Diciamo che l'altro giorno mi è capitato di fare una riflessione dopo aver guardato un bellissimo cortometraggio che come incipit aveva una vecchia registrazione di un discorso di Pertini. E in questo discorso Pertini dichiarava che la dignità dell'uomo è la dignità del lavoratore e lo Stato sociale dovrebbe promuovere la dignità dei lavoratori e favorirla. E sostanzialmente la mia riflessione era che era sul calibro di questa affermazione, sul calibro di queste dichiarazioni e sulla statura dei politici da allora e dei politici che ci ritroviamo oggi. E non regge, il confronto non regge assolutamente. Quello che abbiamo adesso a rappresentarci in Italia è una porcata assoluta, senza confini. E questo ci sta trascinando a una nazione di secondo livello, dove, cosa ancora più drammatica, le condizioni sociali per una vita dignitosa non ci sono. Ragazzi, andate, 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 ma tornate. Cioè, andate per aprire gli orizzonti, perché se state sul divano a dire ah, queste cose succedono solo in Italia, ah che schifo quello, ah che schifo questo, ma non siete disposti a vedere che cosa accade, o ve ne state zitti, oppure prendete la vostra valigetta e, dato che si può fare, e ve lo assicuro si può fare, non bisogna né essere ricchi, né essere atletici, né essere paraculati. Io sono partito, sapevo, bonjour, bonsoir, gran sorrisi, tutto sommato pensiamo di essere gli ultimi della classe, ma non è affatto così. Partite. Andate, anche delle piccole esperienze di veramente di pochi anni, non sono stato 40 anni all'estero, cercate comunque di vedere che cosa c'è altrove e poi tornate. Si può fare, nessuno vi dice niente, ma nessuno mi ha detto sei un fallito perché sei tornato, non stava scritto da nessuna parte che dovevo andare per risolvere i problemi del mondo dall'estero. Sono andato, ho fatto la mia esperienza, adesso forte del mio bagaglio culturale, della mia esperienza, della mia lingua che tutto sommato so benino, devo dire, e la cosa mi soddisfa e sono contento di quello che sono stati il raggiungimento degli obiettivi che mi ero prefissato. Quindi io lo auguro a tutti e quindi ragazzi, se volete un consiglio andate e poi mi direte. Allora, quando le autostrade sono a tre corsie, è perché bisogna tenere quella di destra, sempre. Non bisogna parcheggiare in doppia fila, bisogna fare le code quando ci sono, non cercare di passarle all'italiana. Insomma, essere un pochino meno italiani in queste cose. Ogni nazione ha i suoi pro e i suoi contro e alla fine non... Tutto sommato, quando sono in Italia mi manca l'Australia, quando sono in Australia ogni tanto mi manca l'Italia o l'Europa in generale. Però penso che la cultura e il patrimonio storico e artistico che c'è in Italia non si trova facilmente in nessun altro paese al mondo. D'altra parte però la vivibilità delle città in Australia è molto più alta, no? Non penso che non potrai mai non ho mai pensato di riuscire a sopportare la vita in una città italiana, mentre mi trovo in una delle più grandi città dell'Australia e mi trovo molto bene, per cui sì, molto più a misura
di persona. Andò a fare un proclama alla nazione italiana dicendo a quelli che stanno lottando per, diciamo, portarsi avanti: se siete onesti, siate onesti. Siate onesti perché l'onestà e il karma pagano, siate onesti perché abbiamo visto che cosa ha portato la disonestà dalla formazione dell'Unità d'Italia fino ad ora. Siete onesti, tenete duro. Non ho programmi per la nazione, ragazzi, incrociamo le dita perché ho ancora familiari e persone a cui voglio bene in Italia, speriamo che le cose migliorino. Io ho già provato quando ero lì, ho fallito, a un certo punto ho detto ok, devo un po' pensare anche a me e ho deciso di un futuro da un'altra parte. Ma se è l'Italia, vabbè, sapete tutti com'è l'Italia, quindi proclami grossi, cioè svegliatevi. Per l'Australia invece, magari essendo una colonia inglese, ex colonia inglese, sono molto rigidi, magari così nemmeno attenuarsi magari su alcune cavolate, sono troppo ferri, a volte sono più pazzi, però dopo che impari a conoscerli ci sta, riesce a girarla anche loro. Domanda numero 8, che in realtà non è una domanda. Vai con i saluti finali. Grazie e ciao. Ciao ciao. Io e Leon vi salutiamo. Ciao a tutti. E mi raccomando, bocca al lupo a tutti quanti. Ciao mondo. Ciao. In ogni modo, a presto. Ciao a tutti, ciao Al. E mi raccomando, se riesci a togliere la parte del controllo delle menti umane, perché non vogliono che se ne parli. Grazie. Non dirò ciao mondo perché poi sembra che copio Al. Anche perché sarebbe copiare Al. Ciao ragazzi. Allora saluto tutti quanti, saluto Aladino e lo ringrazio di avermi incluso in questa sua iniziativa. Saluto gli amici del baretto, saluto gli amici degli effetti speciali. E se aspettate ancora un po', vi manderò un saluto anche dall'Australia. Ciao ciao. Figurati Ala, grazie a te e grazie a tutti per avermi ascoltato. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao 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 ciao. Ma visto che adesso sono in Italia, ne approfitto per salutare mio marito in Australia e tutti quanti. E saluti finali, saluto tutti quelli che mi conoscono, nel male e nel bene. Saluto... Ciao ciao. Un saluto a tutti. Grazie Daladino per l'offerta, per l'idea. E speriamo che venga vista da un po' di persone, insomma. Un abbraccio enorme. Boh, volevo salutare tutti. Ci vediamo magari in qualche parte del mondo. Ciao. Ciao a tutti e grazie mille per aver partecipato a questo video. Qualcuno ha parlato poco, qualcuno ha parlato tanto. Per alcuni di voi ho dovuto un po' tagliare le risposte. Giacomo, hai parlato tantissimo. Spero comunque di aver mantenuto tutte le cose importanti che avevate da dire. Ovviamente quello che avete visto non vuole essere uno studio dettagliato e approfondito sul fenomeno della fuga dei cervelli. Questa è soltanto la mia personale esperienza. Anzi, nemmeno, è l'esperienza dei miei amici, gran parte dei quali lavorano nell'ambito IT e credo tutti provengono dal nord Italia, quindi non pretendo che sia una trattazione completa ed esaustiva. Anzi, se volete porre queste stesse domande ai vostri amici che hanno avuto esperienze di lavoro all'estero, fate pure. Possiamo confrontare le risposte, vedere un po' le differenze e non siete nemmeno costretti a rovesciarvi addosso un secchio d'acqua ghiacciata. Ringrazio nuovamente tutti quelli che si sono prestati per questo video. Scusate se vi ho fatto aspettare, ma ragazzi siete impegnatissimi, vi ho dovuto rincorrere per mesi. Chiedo scusa a tutti quelli che non ho contattato, probabilmente non ero a conoscenza delle vostre esperienze all'estero, anzi no, sicuramente vi ho contattato, ma la mail deve essere finita nei filtri anti-spam. Provate a guardare nella cartella della posta indesiderata. Oppure semplicemente non siamo così amici come credete. E ringrazio anche tutti quelli che ho contattato ma che per un motivo o per l'altro non hanno potuto contribuire anche se avrebbero voluto. Ma forse questo è perché in realtà non siamo così amici come io credo. Se vuoi sapere la cosa, una delle cose più comiche che mi sono successe in Francia è stato il giorno in cui ho
detto, dichiarato, ragazzi, ho preso la mia decisione, me ne torno in Italia. Era la festa di compleanno di un'amica e sono entrato in questo ristorante salutando appunto i miei amici e dicendo, ragazzi, ho preso la decisione, ho deciso che me ne vado, che torno in Italia. In fondo al tavolo c'era una ragazza e quando ho finito di dire questa frase mi giro, la vedo e dico, no, ho trovato la donna della mia vita. E ero sicuro fosse lei, cioè proprio al 100%. Alla fine della serata, dato che eravamo all'estremità tutte e due del tavolo, e lei mi dice, e dov'è che vai a vivere? E dico, Milano. Lei mi guarda e mi dice, ah, io sono abito da 3 settimane a Milano. Lei parigina, cioè francese, ha vissuto anche lei a Parigi lo stesso periodo in cui io ho vissuto a Parigi e non ci siamo mai conosciuti prima. E adesso la mia fidanzata.